ciao ragazzi! Ok. Oggi ho una missione molto importante da compiere. Devo andare a salvare alcuni membri della mia ciurma. Guardate, qui ho la mappa. E da qui devo cercare di capire dove si trovano. Eccoli qui. Questi sono i 12 membri della mia ciurma che devo andare a salvare. Per caso voi li avete visti? Sono venuti alle vostre parti? Li cerco io. Vedo qualcosa di qua. Delle bottiglie. Vedo qualcosa dentro le bottiglie. Sulle bottiglie c'è scritto Treasure X Sunken Gold. Vedo anche una bottiglia enorme. All'interno c'è uno squalo. Devo andare subito a vedere. Venite con me. Ecco ragazzi, li ho trovati. Eccoli qui. Le bottiglie che vi dicevo e la bottiglia gigante con all'interno lo squalo. All'interno di ogni bottiglia dovremmo trovare un membro della mia ciurma. E qui dalla mappa vedo che in ogni bottiglia potrebbe esserci un tesoro. Oh, ecco! Qui dietro ci sono 10 passaggi per liberare i membri della mia ciurma. Bene, liberiamoli subito. Allora, vediamo come fare. Cosa dice? La prima fase è togliere questo involucro dalla parte di questa freccia rossa. Ok. Perfetto, involucro rimosso. Qui che abbiamo? La mia mappa. E qui, come vi ho detto prima, abbiamo tutta la mia ciurma. Sono 12 pirati, 4 dei quali sono speciali. All'interno di ogni bottiglia possiamo trovare o uno di questi animaletti o un doblone d'oro, ovvero il tesoro di cui vi parlavo. E qui abbiamo tutte le fasi per liberare un membro della mia ciurma dalla bottiglia. Ok, la fase 2 è prendere la mappa e noi ce l'abbiamo. Fase 3 è rompere questa parte. Ok. Perfetto. Intanto è uscito un forziere, sembra un forziere. Continuiamo. Mi piace questo modo di liberare la mia ciurma. Guardiamo cos'altro c'è all'interno. Un calamaro. Che ci fa un calamaro in una bottiglia? Fase 4. Abbiamo trovato il forziere. Fase 5. Liberare il calamaro. Quindi liberiamo il calamaro. Intanto nella fase 4 è incluso tirare fuori il forziere dall'involucro. Poi la fase 6 dice che il pirata è nel calamaro. È vero. Ma che ci fa un membro della mia ciurma in un calamaro? Ehi tu, come ci sei finito là dentro? Come faccio a tirarti fuori da sotto? Aiuto. Ok. Ma c'è del... C'è il nero di calamaro. Eccolo qui. Oh. Ok. Povero pirata, ma in che condizioni? Meno male che adesso ti ho liberato la sua ascia. Cerchiamo di ricomporlo. Lui è Grandmaster Splash, un personaggio ultra raro della mia ciurma. Proprio per la bocca che si apre e si chiude. È fase 8. Prendiamo il forziere. Abbiamo bisogno di un contenitore con dell'acqua. E dobbiamo immergere il forziere dentro.
dovrebbe aprirsi. Sta uscendo del liquido giallo da dentro. Eccolo che si apre. Olè. All'interno abbiamo un granchietto. Peccato che non abbiamo trovato uno dei dobloni d'oro. Va bene, dai, lo troveremo nelle altre bottiglie. Liberiamo un altro pirata. Le fasi ormai me le ricordo. Mappa. Ora rompiamo la parte di sotto. Questa è la mia parte preferita. Ok, ecco qui. Allora, qui abbiamo il nostro forziere e qui il nostro calamaro. Forziere e calamaro. Adesso tiriamo fuori il nostro pirata. Aiuto! Qui, come si nota dalla testa, abbiamo un altro speciale. E perché è speciale? Perché ha l'acqua nel casco da palombaro. Guardate, c'è l'acqua all'interno. Ecco qui. Eccolo. Ecco qui i primi due membri della mia ciurma, speciali tra l'altro. Adesso prendiamo la nostra vaschetta, il nostro forziere e immergiamolo. Oh, eccolo qui. Che abbiamo qui? Una lisca di un pesce. Ok. Perfetto. Un calamaro. Un altro calamaro blu questa volta. E i due forzieri. Ecco un altro membro della nostra ciurma. E dalla piovra blu è uscito quest'altro membro della ciurma con questo attrezzo a forma di amo da pesca. Ora immergiamo i forzieri. Vediamo cosa uscirà al loro interno. Speriamo nel doblone d'oro. Olè, allora, che abbiamo? Abbiamo un'altra lisca di pesce e una piovra. Questi sono 6 personaggi della ciurma tra i 12 che sono riuscito a trovare. E qui ho molto altro lavoro da fare, ma lo farò dopo. Voglio farvi vedere questo speciale spruzzacqua, guardate. Basta semplicemente mettere qui un pochino di acqua e poi premete la testa, una volta rimontato. Tutto questo lavoro lo farò dopo perché adesso voglio aprire con voi questa bottiglia. Ci sono 16 step. Primo step è disimballare, l'abbiamo già disimballato. Poi prendere la mappa che si trova qui sotto. Wow. Eccola qui. Qui abbiamo tutti gli step. E qui ci sono tutti i tesori che si possono trovare. Poi qui abbiamo un coltellino bellissimo. Wow. Tra l'altro, notate i dettagli di questo legno? Come è fatto bene? Con questo coltellino bisogna metterlo qui e girare per aprire la bottiglia. Che figata. Wow. Qui abbiamo il nostro squalo. C'è anche una sorta di un tridente. Premendo questa pinna si apre la bocca. E all'interno c'è
Pirata? Tu che ci fai qui? Immagino che questo sia il tuo tridente. Wow, sei tutto dorato. Che abbiamo nella pancia dello squalo? Una bustina con dello slime, perché per errore ho già aperto. Wow! Che abbiamo qui? Qui c'è dell'attrezzatura, c'è un'imbragatura, una sella per il nostro squalo. Non mi dire che devi cavalcare lo squalo, eh. Questi sono gli accessori che sono usciti dalla pancia dello squalo. E c'è qualcos'altro nella pancia. Che cosa abbiamo? Vediamo un po'. Sembra un forziere. Sì, è un forziere. Adesso mettiamo la sella allo squalo. Eccola qui. Ora, qui sopra ci andrà il nostro personaggio. E sì, doveva montare lo squalo. Il tridente te lo prendo un attimo, mio caro, perché qui c'è, diciamo, il lanciatridente che va attaccato al lato della sella. Il tridente si mette qui. E noi col dito dobbiamo far volare il tridente. Tridente recuperato. Ok. E adesso questo qui va messo qua, da questa parte, come altro accessorio. Ecco qui, guardate che figata. Era una sorta di volante. 3, 2, 1. Oh, olè. E che abbiamo qui? Abbiamo una lisca di pesce giallo. Peccato che non abbiamo trovato il doblone d'oro. E allora, ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che i Treasure X Sunken Gold, che questo squalo, che questa ciurma vi sia piaciuta. Li trovate in tutti i migliori negozi di giocattoli. Sono di giochi preziosi e spero che voi troviate anche gli altri membri della ciurma. Così li liberate anche voi. E niente, ci vediamo ad un prossimo video. Attenti allo squalo!